Dico St. John al capitano Curi. St. John a Curi, rispondi. Becca il bastardo! L'ha ucciso! St. John, ho parlato con il colonnello. Ti ha assegnato alla divisione di ricerca. Capitano, divisione di ricerca... Beh, sì, chiamiamola così. Sto aiutando il tenente Weaver e il tenente Whittaker. Bene, hanno bisogno di tutto il sostegno possibile. Non mi sembra un gran contributo, a dirla tutta. Sono una specie di fattorino e in effetti ti chiamo proprio per questo. Su un modulo del tenente Whittaker vedo scritto lievito. Lievito? Aspetta, inviamo pattuglie a caccia di provviste in tutta la regione e quando trovano qualcosa di potenziale valore lo annotano sempre. Sì, ecco. Lievito e ingredienti da forno sono nelle cucine del centro visitatori a Crater Lake. Ci sai arrivare? Sì, nessun problema. Buona fortuna, caporale. Chiudo. Non ho altro. Come va, Sarna? Come ieri e come domani, se tanto mi dà tanto. Senti, forse non te l'ho mai chiesto, ma come sei finita qui? Confermo. Non me l'avevi mai chiesto. Mi spiace. Caporale, occhi aperti. Ci vediamo, sergente. Ehi, Di, avrei una domanda per te. Cosa ci fa un damerino della costa est in questo posto? Indovinato. Giravoce che vieni da lì. Conoscevo uno di Long Island, nell'esercito. Lunga storia, sai. Per farla breve, prima di questo schifo, gestivo un sito. Ilparadisodellearmi.com. Oh, cazzo, sì, ma porca... Caporale, ci si vede... Caporale, ehi, senti, avrei una cosa da dirti. Spara. Io ti conoscevo anche prima, cioè, non personalmente, ma sono di Farewell, come te. Quando uscivo con i miei amici, vedevo sempre passare la tua banda. I mongrel, intendo. Con le vostre Harley e le giacche di pelle. Accidenti, eravate troppo forti. Ah sì, veramente. Sì, certo. Avevo parecchio tempo libero perché, avevo mollato il liceo e poi mi ero lasciato con la mia ragazza. Stavo cercando un lavoro. Ma se mai dovessi decidere di rifondare una banda come i mongrel o quello che è, tienimi presente, ok? Io ci sto. Non con... Caporale... Che diavolo è Eddie Apuna? Io chiudo gli occhi solo per un momento. Caporale, cosa ti serve? Ehi, sergente. Tenente.
Ti prego, smettila con le stronzate. No, 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 intendo le stronzate militari. Credo di avere quello che cerchi. Bene, sì. Sì, perfetto. Ehi, aspetta un secondo. Tieni. Polistirene. Sì, sai, tipo il polistirolo bianco, gli imballaggi, roba così. Sì, ho capito. Comunque, dimmi, com'è andata con la strega di Weezer Island? Vuoi dire il tenente Whittaker? Non avevamo detto di smetterla con le stronzate. Vai, caporale. È tutto. Centro visitatori, immagino sia questo. Ora devo solo trovare il lievito. Le cucine? Sì, devo essere nelle cucine. Oh merda, colossi. La mia solita fortuna. Ma è una volta che vado tutto liscio. Sì, rottami.
enorme, maledetto. Dacci un taglio. Andiamo, andiamo, andiamo! Alla grande! Altre taglie? Al volo! Sistemato. Finalmente, grazie. Merda, sono quasi assicurato. Ah!
fregarmi. Passeggiata. Lievito, lievito. Non so già come usarti. Interessante. Perfetto. Colosso! Dei cretini. Merda.
ricaricare. Altri rottami. Vieni, prendi! Sono quasi a secco. Ah, cazzo.
Andiamo! Ehi, sta...
E qui abbiamo finito. Ora, dove sarà questo benedetto lievito? A posto. Thank you.
Eccolo qui. Sì. Spero sia sufficiente. St. John, tenente Whittaker, rapporto. Deacon, caporale St. John, sì. Ho trovato l'ingrediente richiesto, il lievito. Non è molto. Beh, sono sicura che sarà sufficiente. Ascolta, per curiosità, perché ti serve? Scusa, ma sono impegnata, ne parliamo quando passi per la consegna, chiudo. Ok. Neanche un grazie.
diavolo. Signora? Senti, puoi smetterla, per favore? Scusa? So che la situazione è strana, ma non posso farci niente al momento. Beh, io dormo in una caserma con un branco di soldati del cazzo, mentre mia moglie vive in una tenda privata nell'area ufficiali. Niente di strano. Dico. E la vedo solo quando consegno le scorte elencate su un modulo. Anche questo è tutto normale, signora. Il lievito, grazie. Ah, prepari un dolce? Se ti serve un forno, so no, dove trovarlo. No, mi serve per creare proteine virali che a loro volta attivano anticorpi. Ma naturalmente eri sarcastico. Dolci, proteine virali, non cambia molto. Aspetta un attimo. Tieni. E grazie. L'hai già detto. Per essere rimasto. Sì, signora. Quindi no, no, lascia lì pure lì. Grazie. Caporale St. John, sono il dottor Jimenez. St. John? Ehi, Doc, sono Deacon. Che posso fare per te? Ah, St. John, sì. Dovresti fare un salto in infermeria. Ah, problemi? Serve qualcosa? No, no, niente del genere. Voglio solo controllare quel braccio. Perché? Io sto bene, Doc. Con un ustione così, da stufa, non si deve scherzare. C'è sempre il rischio di un'infezione. Passa a trovarmi. È un ordine. Ok, Doc, d'accordo. Come vuoi, passo e chiudo. Ah? Ah, ok. Caporale, ci si vede. Caporale, ehi. Sergente. Allora. Caporale, ci vediamo. St. John, qui Curi, mi ricevi? Sì, capitano, eccomi. Volevo solo dirti che il colonnello tiene un discorso informale ogni sera al tramonto, dove si è svolta la cerimonia di giuramento. Signor, sì. Ora, sebbene si tratti di occasioni informali, ci si aspetta la presenza di tutti. Ricevuto, signore. Chiudo. Bene, il comandante adora i racconti intorno al fuoco. Non vedo l'ora.